Raffaele Giovine, qui a 012 Factory, per parlare appunto di tematiche, perdonami il termine, giovani te l'avranno detto Vabbè. tante volte, ma più che una discussione con i ragazzi di 012 è stata una sorta di brainstorming, effettivamente. Quindi parliamo di ciò che avete discusso effettivamente in questo incontro. Allora, ci siamo confrontati sul futuro di quest'area, l'area Reggia, quest'area che potrebbe diventare un quartiere dell'innovazione, un quartiere a partire dalle eccellenze che ci sono. 012 Factory è una di queste, è un incubatore di impresa tra i più grandi dell'Italia. Noi da oggi dobbiamo ripartire dalle eccellenze, dalle opportunità del territorio, metterle in rete, nel caso specifico per un grande progetto di valorizzazione di quest'area che coinvolga loro, l'università, gli attori, la Regione di Caserta, le Ferrovie dello Stato, per riscrivere le regole di questo quartiere e attrarre tanti giovani imprenditori che fanno sviluppo, che fanno occupazione, che fanno lavoro innovativo e degno. Effettivamente si è notato come in questa discussione avete avuto molti punti in comune. Tu con i ragazzi di 012 Factory, parliamo ad esempio delle aree di riqualificazione, come stavi ad esempio menzionando. Quindi per te è un lavoro che a Caserta si può fare. Sì, è evidente che noi dobbiamo immaginare la città come un'arena in cui trasformarla chiaramente mettendo al centro i giovani, le persone che vogliono darsi da fare, le persone che vogliono restare. Quindi noi immaginiamo un grande progetto di trasformazione urbana di quest'area, coinvolgendo tutte quelle persone che ci sono, le associazioni, le imprese che vogliono sostanzialmente riscattare quest'area e rendere fruibile, degna un'area in zona Reggia. Anche perché poi con delle aziende del genere si può far crescere anche la stessa Caserta, Certo. effettivamente, che ne ha bisogno, Certo, la effettivamente. società deve essere un posto dove le persone possono percepire normale rimanere e possono rimanere soltanto se ci sono posti di lavoro e se ci sono quindi posti come questi che sono incubatori di imprese che creano la possibilità di lavorare al sud in maniera degna, in maniera innovativa, cogliendo le sfide del XXI secolo e del recovery plan.